Dipendente delle poste si appropria di buoni fruttiferi di due anziani. Tribunale di Catanzaro ordina interdizione. Buoni fruttiferi postali svincolati ed incassati alcuni anni prima in saputa dei titolari. A seguito di indagini nei giorni scorsi, i militari di Catanzaro, Bellamena, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare interdittiva emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di un 64enne catanzarese, dipendente di Poste Italiane, ritenuto responsabile di peculato. Le indagini hanno tratto origine dalla denuncia sporta da due anziani fratelli catanzaresi che, nel verificare alcuni investimenti fatti presso Poste Italiane, si erano resi conto che due buoni fruttiferi postali, il cui valore era superiore ai 10.000 euro, erano stati svincolati ed incassati alcuni anni prima, a loro insaputa. È emerso che la firma sugli atti che autorizzavano l'incasso era apocrifa. L'articolata attività investigativa, che ha visto anche la collaborazione di Poste Italiane e l'effettuazione di alcune perizie grafologiche per stabilire la falsità delle firme e la loro riconducibilità all'odierno indagato, ha condotto a individuare nel 64enne il dipendente infedele che si sarebbe appropriato della somma di denaro, peraltro utilizzando le proprie credenziali sul sistema informatico di Poste, utilizzato per quel tipo di operazioni. Il procedimento penale è ancora nelle fasi delle indagini preliminari. All'esito delle indagini, la Procura della Repubblica di Catanzaro ha richiesto al Tribunale l'emissione di un provvedimento interdittivo da ogni attività di addetto alla gestione del risparmio per l'uomo. Il GIP, accogliendo l'ipotesi accusatoria e dopo aver interrogato l'indagato come da prescrizione normativa, ha disposto l'interdizione dell'esercizio pubblico di addetto alla gestione del risparmio per 6 mesi.